Allora, Enrico, facciamo il titolo nel mirino della settimana, andiamo a scoprire qual è il titolo che hai scelto e che mettiamo in watchlist, De Longhi. E vabbè, chi non conosce De Longhi, ovviamente parliamo di un gruppo internazionale, un brand che insomma di elettrodomestici che ha riempito probabilmente le case della maggior parte di noi, insomma, e ha fatto anche la storia della tecnologia e del design. Insomma, è un brand decisamente conosciuto perché, poi lo vedremo anche graficamente e tecnicamente, perché questo titolo in watchlist. Beh, è un brand importante, ma come tu hai correttamente citato, Manuela, a livello internazionale, quindi è un'azienda italiana eccellente, una di quelle aziende che rendono noi italiani orgogliosi. Insomma, girare per il mondo e vedere in alberghi, in altri posti, in bar, insomma, le macchine De Longhi e così via, è un qualcosa che fa capire quanto questa azienda sia focalizzata su un core business molto, molto chiaro. E il motivo, al di là appunto dell'essere uno tra i player globali nel suo settore, è sostanzialmente dettato dall'analisi tecnica nuda e cruda. E qui, se vuoi, possiamo iniziare a vedere il primo grafico, quello su Time Frame Daily, perché l'analisi tecnica in questo caso su De'Longhi è tanto chiara quanto anche spietata. Vediamo come nel 2021, sostanzialmente proprio un anno fa, stesse in area a 40 euro, che ha rappresentato una resistenza importante, cioè un doppio massimo in area dei 40 euro, e da lì è iniziato un ripido downtrend che l'ha portata attualmente in area 17 euro. Quindi è un titolo che ha perso dapprima il livello dei 26 euro che io ho evidenziato con i tre rettangoli in giallo, con le tre bande in giallo, che era un livello supportivo importante. Poi è andata ai 20, lì altro livello, soglia psicologica, ma comunque livello che era stato swing anche precedentemente per il prezzo. E lì i 20 euro sembravano potessero tenere, il prezzo riparte, va a 23 e poi invece torna di nuovo a scendere e perde anche 20 euro. Quindi ecco, adesso è un titolo che è sotto quasi del 60% dai massimi, eppure è un marchio importante e opera appunto, come abbiamo detto, in tutto il mondo e quindi credo che sia un buon titolo che sta trattando probabilmente a sconto e può avere ancora un movimento esaustivo che può portare il titolo ancora più in basso, quindi un movimento che potrebbe far terminare il downtrend dal quale finale si potrebbe poi iniziare a mettere De Longhi in portafoglio. E questo livello da me ipotizzato lo possiamo vedere nel grafico successivo, quindi quello con il time frame weekly, dove ho messo il grafico in versione lineare semplicemente per far vedere meglio, in maniera più netta all'occhio, il livello di De Longhi. Ossia abbiamo comunque un trend rialzista evidente dal 2008 in poi. Quotazione dei 2,50 2008-2009, siamo arrivati appunto ai 40 come visto l'anno scorso, quindi un titolo che comunque ha performato benissimo e ha comunque, nonostante l'ultimo anno di debolezza, un trend rialzista primario ancora intatto. E vediamo semplicemente con una proprio analisi tecnica di base come la trend line dinamica supportiva transiti in area 15 euro. Ed ecco che i 15 euro credo che saranno un livello che, se raggiunto, il titolo, il grafico sentirà, tra virgolette, e quindi quello sarà un livello, secondo me, importantissimo da tenere sott'occhio per l'acquisto di De'Longhi in ottica di medio periodo. Ok, titolo nel mirino De Longhi, come sempre ogni settimana aggiungiamo titoli in watchlist. Grazie Enrico J.